Ovviamente lo facciamo ben volentieri perché voi sapete che sono tanti anni che siamo vicini all'Ant e naturalmente anche loro sono stati molto contenti di questa nostra nuova avventura nel calcio femminile e stasera siamo qui proprio per rendere omaggio all'Ant insieme alle nostre ragazze. Senti, si fa a pochissime ore della decisione della Fiorentina Women Football di giocare regolarmente domani. Ci spieghi come presidente del club e come mai questa decisione, tra virgolette, che va in controtendenza a quello che è stato il comunicato emesso dall'asso calciatore? Ma io penso che abbiano fatto un po' di confusione, ecco, perché tutto nasce da una serie di richieste sicuramente lecite fatte dalle calciatrici affinché fossero tutelati i loro diritti, e penso che fino ad oggi forse pochi ne hanno parlato e molte cose sono da fare. È stata fatta una riunione di una commissione tecnica dove tra l'altro erano presenti personaggi importanti anche della Federcalcio e sono stati anche attribuiti determinati vantaggi, vedi un contributo di 500.000 euro al settore, vedi una riduzione della quota di partecipazione al campionato di Serie A, vedi l'istituzione del fondo fine carriera, poi naturalmente si sta parlando anche della possibilità di eliminare il vincolo a 25 anni, ma quello è un qualcosa di ben più grande perché voi sapete che riguarda tutti i giocatori dilettanti, anche i maschi, quindi non è una norma che si può cambiare dall'oggi al domani. Vedi anche la possibilità di fare contratti pluriennali per le giovani calciatrici, per le calciatrici. Queste cose sono state comunque stabilite, sono state fatte anche conferenze stampa da parte degli organi federali, per cui io penso che sicuramente poi verranno ratificate nel prossimo Consiglio di Presidenza, e il fatto di fare uno sciopero, perché ancora non è stato messo per scritto quello che era stato detto in questa commissione e comunque annunciato con comunicati stampa e interviste ufficiali, francamente mi sembra pretestuoso. Io penso che lo sciopero ovviamente è un diritto inalienabile, è un diritto che naturalmente va rispettato a favore di tutti i lavoratori, ma va usato nella maniera giusta, cioè quando le istanze non vengono accolte, quando dopo una, due, 10 riunioni naturalmente si trova davanti un muro invalicabile, allora uno può fare sciopero, ma non in questo caso e francamente non lo reputiamo opportuno. A tutto ciò si aggiunga il fatto che le mie calciatrici autonomamente hanno deciso che in effetti non c'erano i presupposti per fare lo sciopero, che francamente io ho condiviso questo, ma lo hanno deciso loro, e quindi domani la Fiorentina giocherà. Senti, prima di portarti a temi calcistici che riguardano la prima squadra, magari anche quella maschile, tu sei anche un uomo di Lega, hai vissuto molto spesso Lega Calcio. Cosa ne pensi di questo scandalo che sta venendo fuori di Infront legato ai diritti calcistici per alcuni club? Ma in effetti, quello che si legge sui giornali a volte può essere imbarazzante, poi naturalmente è ovvio che dobbiamo aspettare a vedere tutta la chiusura di tutte le indagini che sono state aperte per dare un giudizio. Io credo la Fiorentina è molto che dice che certe cose devono cambiare, per cui non siamo nuovi a questo tipo di messaggio, e su tante cose ci siamo sempre anche un po' discostati o comunque allontanati. Vedi per esempio la famosa assemblea che stabilì l'attribuzione dei diritti televisivi, e poi naturalmente la Fiorentina fu astenuta perché su certe cose bisogna avere molta chiarezza.